Obeligo dei Maiori, l'Obeligo di Maiori. Per nativo maiorese c'è un vicolo, o casale, che funziona nei ricordi da cordone ombelicale. A sto vicolo è legata a memorie noi vaglione che pazziamo alluccando nei cortili dei portoni. Cominciano a mezzo corso sto palazzo di Pisacano e là scivano Filippo con la scuppetta appresso il cano. In lo stesso bel portone stava Afonso Lucianghiere con Popuccio, notte notte, là di figli e la moglie che facevano in da stalla o subretto e alla bisogna puluzzavano la trippa e squagliavano l'anzogna. Coppa oggi agli Sandiello, con Mafalda e le sorelle, si faceva la processione apparando quei mortelli. Con Sassarra in coppa all'astrica c'era Giulia la messicana che parlava con il marito morto a più una settimana. Ma la cortiglia assai più bella era chi le citarelle. Là giocavano quei noci e avranate quei formelle. Ma Stippoli di falegnama faticava là vicino. E addosteva a casettare c'era Ernesto e Nicolino. Proprio innanzi a Cilardino c'era e c'è una fontanella addotando e tanta gente che va a regnare il rangello. A pulisti in due portone si giocava a cianciannella, quei figlioli e guaglioncelli si faceva a cuvarella. Mazza e pimma, se mercoliccio, uschi a fuori, a settimana di cantone, sempre sotto un portone. Sotto la schifa mezzo largo, poi giocavamo pallone, una palla fatta di carta attaccata con cordone. Ogni tanto si sentiva su una campanella, poi passava un canonico con viatica e l'ombrello. In silenzio ad un'occhiata ci facevamo segni di croce e poi la vita ripigliava se riparlava ad alta voce. Dalla casa in maestra si intonava una novena, rispondevano cantando i figlioli di Filomena. In da corte di Forcellino stava Pietro con Marianna che cosevano i vestiti d'alta moda per quell'anno. E di fronte in da Androne stava ai casi il buon ladrone con Sisina, Giuseppina e la famiglia di Macchione. Si arrivava in coppa bivi innanzi a Cristo crocifisso e là tutto si fermavano quasi fosse un posto fisso. Poi attraverso Santo Vito si saliva all'avvocato, mentre a destra si incontrava la cappella addolorata. Poi suonava l'ora di notte, il casale si svuotava e la mamma innanzi alla porta a Lucanna ci chiamava. Cominciava una musica fatta di piatti e caccavelle e per l'aria si spannevano a dure e graunelle. Mo la gente del casale fa rivivere il passato con una festa del quartiere veramente indovinata. Io sono giunto anche quest'anno e mi è passato di incontrare tutte le facce di una volta che mi stavano a guardare. Ho intravisto un po' annebbiate, Vicenzina con Basilia, Giacchino Corriere con Torquato, Don Fortunato e Rosito con Leone, poi Agatara, Occhiegana, Struzzicone, Americana, Luigi Trofumena, c'era pure Tirotera, o Moccia e Papolone, o Luciano, o Perilla, Bacione e Marghiere, Steve Catiella e Garibaldi, Teresina Lattara, c'era Nannella, Guturnir, Carluccione, Assunta a Capere, Don Fiammifero, la signora del municipio Cottonina, Uberica e Fortunata, Mastro Peppe e sorelle Cirardini con la faccia incipriata. O Carcarata e Don Giacchino, Puparole e Sabattella, Musce Musce con Chicchino, Visidoro o Scarpare, Cavrarone, Pestilla, Matteo Storti, I Macchione, Tommaso Forte, Tatonno Sisicce e Ziculetta. Sono rimasto un po' turbato e distinta già esclamata. Pure voi siete tornati.